La situazione degli immigrati in Europa può essere distinta. Da una parte abbiamo un numero significativo di persone che risiedono in questi paesi regolarmente già da una o più generazioni e che quindi hanno un certo tipo di status. Alcuni hanno anche adottato la cittadinanza di uno di questi paesi. Altri invece sono entrati più di recente e vivono ancora in una situazione di irregolarità o comunque di precarietà. Ecco, la situazione di maggiore vulnerabilità ovviamente tocca queste categorie. Le persone che arrivano in Italia hanno due tipi di aspettative. Da una parte, se arrivano in maniera regolare, se hanno una rete familiare, parentale, amicale, è chiaro che atterrano, come si dice, con un paracadute. Di conseguenza, il contatto con la realtà è comunque un contatto più filtrato. Viceversa, chi arriva in maniera irregolare, senza reti, senza collegamenti, senza amicizie, solitamente sperimenta un periodo molto difficile. Soprattutto gli uomini trascorrono molto tempo isolati, in condizioni igienico-sanitarie critiche, e tutti sappiamo che quell'intervallo di buona salute con cui solitamente arrivano ha una durata limitata, appunto a qualche mese. Quindi se le persone nell'arco di 6-9 mesi non riescono a trovare una collocazione logistica, lavorativa di qualche soddisfazione o comunque di qualche equilibrio, la loro situazione anche proprio di salute fisica e poi successivamente anche psicologica andrà a essere molto molto danneggiata. Se le persone riescono a darsi da fare nei primi 9 mesi, perlomeno non c'è la crisi fisica e psicologica che di solito noi abbiamo riscontrato, no? Se incontriamo una persona allo sportello entro i primi 6-9 mesi, c'è ancora quella che si dice la spinta, l'entusiasmo, la speranza e così via. Se incontriamo una persona dopo 2-3 anni che sta qui e che non riesce a trovare una qualche collocazione, la difficoltà, l'intervento è molto più complesso. Quindi io direi che possibilità di inserimento ce ne sono quando l'economia funziona, gira, ma se non c'è un buon investimento sulla persona, sulle sue qualifiche, sulle sue basi, il rischio è quello di uno sfruttamento anche della persona per un certo numero di mesi, anche di anni. Poi alla prima crisi, alla prima situazione di salute compromessa, che nella vita di una persona si deve comunque mettere in conto, allora lì poi diventa veramente la crisi molto seria. Cioè, quando noi abbiamo a che fare con persone di 20, 25, 30, 35 anni, direi che si può ancora programmare in termini di futuro. Quando abbiamo a che fare con persone da 45, 50 anni in su, è molto più difficile. In Italia il fenomeno dei richiedenti asilo e dei rifugiati, che è relativamente recente, lo si può far risalire a 10-15 anni fa, con delle proporzioni di qualche significato, oggi è affrontato in maniera stabile con una rete di accoglienza di circa 3.000 posti. Se calcoliamo che nel corso degli ultimi anni si è passati da 10.000 a 14.000 a 31.000, poi l'anno scorso c'è stata la forte contrazione, sappiamo forse anche perché, del numero di richieste d'asilo, il paese ha anche deciso di prendere di optare per altre scelte, la cosiddetta riconsegna delle persone nei porti di origine, di provenienza. Da gennaio a settembre si è scesi a circa 12.000, l'anno prima nel corso di un anno eravamo a 31.000, insomma c'è una certa differenza. Comunque ecco, l'Italia con flussi così ha 3.000 posti, la Francia che viaggia su cifre più o meno simili ne ha 21.000, c'è un rapporto da 1 a 7. Rispetto al clima di tolleranza, nel corso degli anni l'Italia si è dimostrata un paese tollerante e è la prova anche il numero di sanatorie e regolarizzazioni che si sono succedute dal 1986. Sono state nel 1986, nel 1990, nel 1995, nel 98, nel 2002 e anche più di recente. Quindi tra sanatorie e regolarizzazioni è chiaro che
il segnale che si è lanciato all'esterno è stato quello di dire comunque, al di là dei decreti flussi che, annuali che in teoria dovrebbero regolare l'arrivo più o meno ordinato delle persone, comunque c'è stata una forma di presa di coscienza, di una presa d'atto degli ingressi che comunque erano avvenuti. Le persone all'esterno hanno percepito questo come un segnale di tolleranza, che ha degli aspetti positivi e degli aspetti meno positivi. L'aspetto positivo è che evidentemente se una persona si ritrova in un paese e ha modo di regolarizzare la sua posizione è sicuramente più lieta che a essere rimpatriata o a dover vivere nella irregolarità per sempre. L'aspetto meno positivo è che quando si lanciano dei segnali, diciamo, di tolleranza, poi la pressione aumenta e anche l'aspettativa. E questo è un aspetto molto critico. Quindi il clima poi ultimamente, credo che lo vedano tutti, si è molto incattivito nei confronti degli stranieri e quindi ci sono degli atti di discriminazione o di razzismo proprio che si sono andati accentuando. Questo è anche dovuto al fatto che il numero di immigrati è aumentato in maniera molto marcata nel corso degli ultimi 20 anni, cioè è aumentato di 7 volte in 20 anni, dal 1985 al 2005 si è passati da 500.000 a 3 milioni e mezzo. Allora, un paese che non ha un sistema sociale, che non ha diciamo anche delle infrastrutture comparabili ad altri paesi di più solida, non voglio dire di migliore, di più solida comunque tradizione, è chiaro che è più esposto. Un altro dato che spesso viene, a mio parere, sottaciuto è quello della informazione sviata. Chi viene in Europa, soprattutto quando deve venire in maniera irregolare, paga i trafficanti. I trafficanti danno un tipo di immagine positiva dell'Europa e minimizzante i problemi. Chi accetta di pagare in natura, in denaro, con mesi di attesa, di viaggio, con rischi, molte donne vengono violentate, quando vediamo arrivare le donne con il ventre gonfio o addirittura con bambini appena nati, bisogna realizzare che queste persone non sono partite mesi prima col bambino in braccio, sono state mesi e mesi in giro per cercare di fare tutti i passi necessari e a volte appunto il bambino non è un bambino voluto. Quindi sono anche delle situazioni che le persone in parte conoscono durante il viaggio e che accettano, cioè subiscono. E quindi è chiaro che quando vengono in Italia sentirsi dire che sono in uno stato di irregolarità, che le possibilità di lavoro sono scarse, che eventualmente correranno il rischio del rimpatrio, insomma tante situazioni così, non è accettato, non è proprio accettato. Ed è per questo che io, quando ho avuto occasione nelle varie commissioni di cui ho fatto parte di visitare i centri di espulsione o i centri di prima accoglienza nelle aree di frontiera, vedevo che le persone non erano interessate a sentirsi, tra virgolette, orientare lì, se ne stavano per conto loro o con i loro gruppi perché avevano già un'idea in testa che era quella di andare a destra o a sinistra secondo determinati percorsi. Per cui in queste situazioni qui è un compito molto ingrato, cioè bisognerebbe fare un lavoro da persona a persona, non col megafono, parlare col gruppo dove nessuno capisce granché e tutti stanno a sentire quello che dice il compagno di attraversata. Per questo dico, se si vuole investire sull'orientamento o quant'altro, non è tanto un'informazione che bisogna fare, ma è una controinformazione. Ci sono a volte anche dei progetti, noi anche come Caritas di Roma abbiamo presentato anche un portale che in teoria dovrebbe fornire delle informazioni anche nei paesi di origine, quindi anche nelle lingue che possono essere parlate in questi paesi, proprio per dare un'informazione più possibile corretta. E effettivamente vedo che devo dire, questi progetti inizialmente mi lasciavano un pochino così perplessa perché non sapevo quanto
potessero interessare. In realtà poi internet è uno strumento che oggi consente un tipo di informazione che in passato era impensabile, quindi vedendo proprio dalle cifre, dal numero di contatti che sono stati attivati, credo che l'informazione nei paesi di origine debba essere fatta e possibilmente debba essere fatta per tempo. È chiaro anche che contrastare i traffici non è facile, però dobbiamo sapere che se non lo si fa, una volta che la filiale si è messa in moto, per così dire, è quasi inarrestabile. Quindi io direi che c'è da fare, si può fare di più, meglio, e comunque quantomeno si può evitare che rischino quelle persone che potrebbero organizzare meglio il loro arrivo in Europa. Quelli che comunque sono, per così dire, motivatissimi perché non hanno niente da perdere, partiranno lo stesso, ma altri che con la dovuta formazione possono partire con un anno dopo e un po' meglio, almeno quelli, bisognerebbe cercare di intercettarli. La crisi ha colpito tutti, italiani, europei e quindi anche cittadini stranieri. Sicuramente gli stranieri sono stati i principali ad esserne toccati, paradossalmente anche molti immigrati regolari, perché i primi a rischiare il posto erano loro, erano gli ultimi arrivati. Le ditte che sono andate fallite dovevano per forza di cose andare a toccare il personale ultimo arrivato e generalmente quello anche con impieghi, con qualifiche meno elevate. Quindi sotto questo punto di vista non posso dire che la situazione di regolarità o di irregolarità sia stata un discrimine. Un altro aspetto che ci ha colpito anche rispetto agli eventi di Rosarno, di cui hanno parlato tanto tutti i mass media, riguarda il numero di persone con permesso di soggiorno. Cioè lo sfruttamento del cittadino straniero c'è purtroppo sempre stata nel corso degli ultimi anni. Sapevamo perfettamente che nel meridione d'Italia raccolta di pomodori o di altri ortaggi, insomma, era legata molto spesso a situazioni di caporalato e di sfruttamento. Però il più delle volte si trattava di persone con situazioni di irregolarità amministrativa, il che non è una giustificazione, però era un dato di fatto. Mentre adesso, tra le persone che si trovavano a Rosarno, ce n'erano anche molte che avevano un permesso di soggiorno. Quindi questo significa che la situazione complessiva si è deteriorata ed è un aspetto che dovrebbe far riflettere. Sempre di più ci dobbiamo necessariamente occupare anche delle famiglie che vanno in crisi. Ecco, la situazione economica ha fatto per esempio aumentare di molto la pressione di famiglie che sono in Italia anche da molti anni e che non riescono assolutamente a gestire il quotidiano avendo uno, due, tre minori a carico. Magari i nostri ex assistiti che dopo 10 anni ricompaiono perché la crisi li ha toccati e che ci vengono a chiedere dei buoni per poter accedere al nostro emporio, per avere proprio quello che si dice un aiuto materiale di cui da anni non avevano più bisogno. Il tema della crisi non è soltanto un tema economico. Io penso che quando ci sono delle situazioni di crisi tutto questo ha delle ripercussioni anche sul modo in cui si percepisce l'altro, no? Finché va tutto bene si guarda avanti, quando le risorse diminuiscono il clima si incattivisce e si è incattivito. Mi raccontavano dei colleghi nel nord Europa che effettivamente fino a qualche tempo fa si poteva parlare di relativa integrazione e poi quando i posti di lavoro sono cominciati a venir meno, se c'era qualche immigrato che invece stava ancora sul posto di lavoro, la pressione su di lui era molto marcata, per cui questa gente temeva anche di uscire la sera, ecco. Temeva di essere notata e di essere eventualmente aggredita, ma è proprio una questione di coperta corta.